tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, ma prima di iniziare con il video vi invito a seguirmi su mio Instagram e sul mio TikTok, vi lascio sempre con sovraimpressione. In più sotto all'info box vi lascio i miei soliti tre gruppi Facebook e la mia pagina Facebook, andate a dare un'occhiata. In più qua di fianco vi lascio il mio solito videoclip dove vi fa vedere dove c'è questo cuoricino con il dollaro e dove c'è scritto grazie. Se ci cliccate ci sono varie cifre che potete scegliere voi da donarmi per sostenere me e per ingranare di più il mio canale, me ne sarei veramente grata. Se non sei iscritto, iscritto al mio canale, ti invito a farlo ed attivare la campanellina per non perderti i prossimi video futuri che farò. E se ti fa piacere, condividere questo video nei tuoi vari social. Ok, ragazze, bando alle ciance, ciance alle bande. Come avete capito dal titolo, questa è una nuova collaborazione con One Day Saving. Mi hanno contattato loro qualche settimana fa. E se volevo collaborare appunto con loro per quanto riguarda il diamond painting, io potevo scegliere tra diamond painting oppure la pittura, eccetera. C'hanno anche i prodotti per fare comunque la cera, insomma, tutte queste cosine qua. Io ovviamente le altre cose non le so fare, e dato che mi sono appunto, come sapete, ormai entrata in questo mondo del diamond painting, che mi affascino molto e mi piace veramente tanto. È nata questa grandissima passione per diamond painting e quindi ho deciso di scegliere quello. E loro mi hanno fatto scegliere i prodotti che volevo, avevo un budget e quindi ho scelto solo tre prodottini. Ma prima di farvi vedere, insomma, i prodottini, io l'ho scritto in un foglio che sennò, ragazzi, io mi scordo. Prima di cominciare, queste sono le unghiette che abbiamo fatto insieme in un video precedente. Per chi non l'ha visto può andare indietro nel video e lo va a vedere se vuole, se gli fa piacere. Allora, io comunque qua sopra vi lascio il nome del sito, e se lo volete cercare su internet è www.onedaysaving.com, che poi comunque vi lascio tutto sotto all'info box. Vi lascio il codice sconto, vi lascio anche i link diretti che vi porta ogni singolo prodotto che io ho preso da loro. Allora, avete praticamente un codice sconto di 5 dollari senza soglia. Il codice sconto è Mid Year Sale, ve lo lascio qua in sovraimpressione, oltre o anche sotto all'info box. Se l'importo dell'ordine supera i 100 dollari USA, è possibile detrarre altri 10 dollari USA. Verranno automaticamente detratti al momento dell'ordine. Quindi, se l'importo dell'ordine supera i 100 dollari USA, è possibile ridurre un totale di 15 dollari USA. E questo qui avete tempo, vabbè, dal 15 giugno, che loro l'avevano fatto iniziare dal 15 giugno fino al 31 di luglio. Ok, ragazze, quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata perché il sito è molto vasto, c'è un sacco di cosine, i prezzi sono modici e mi piace veramente molto. Quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata nel sito che non costa nulla. Allora, come primo prodottino, ho scelto questa penna qua. Ho cominciato a amare le penne per quanto riguarda il diamond painting. Io ho anche altre penne che io sono stata sempre amante delle penne, infatti ce l'ho quella col drago, quella con l'unicorno che si illumina, ma sono penne per scrivere. Questa ovviamente no, serve per il diamond painting. Allora, la bustina la levo. Scusatemi, guardate che figata. Pensavo che era più morbido, invece è bello, cioè è morbido, ma si sente che è pomposo, insomma, è veramente bello. C'era lilla e celesti, l'ho voluto prendere così, Tiffany. È veramente bello anche il suo tappeto. Allora, per quanto riguarda la punta, mi pare abbastanza bella grande, quindi si dovrebbe riuscire bene a prendere anche i diamantini con fronte alle solite penne classiche che vi danno nei kit, quelle rosa, no? No, non si muovono, guardate che figata! C'è tutti questi. Sono diamantini, direi più o meno, proprio mignon mignon, tutti olografici, come potete vedere sul Tiffany, ovviamente. La parte davanti c'è il Tiffany, la parte dietro hanno tutti questi bellissimi riflessi che vanno sul giallo, celeste, blu. No, vabbè, guardate. No, adoro. Questo pompon, bellissimo, molto morbido, non perde niente. No, vabbè, veramente bella. Mi piace un sacco. Bellissima, non vedo l'ora poi di provarla su una tela. Quindi abbiamo questa. Adesso vi faccio vedere invece due tele che mi avevano colpito. Allora, la prima tela è questa, che adesso la andiamo ad aprire insieme. Allora,
Se sentite questo rumore, ragazzi, è il ventilatore che ce l'ho fisso addosso perché veramente, guarda, non so nelle vostre città, ma qua in Ancona si muore proprio fino alla prossima settimana. Cioè, io faccio un passo, ragazzi, e io sgrondo, cioè, è proprio una roba allucinante. Allora, qui dentro abbiamo il kit, quindi vi danno ovviamente su ogni tela, ripeto, appunto il solito kit con la tavoletta, la cera e la pennina. E cosa vi volevo dire? Ecco, esatto, vedete, qui c'è la penna, c'è questa, che ci sono anche svariate, anche altre forme, e invece da penna solita, comunque ci avete una questa qui che è carina tanto, insomma. Oh, scusatemi. E questi qui sono i diamantini. Adesso sono chiusi, non li sto aprire. Sono veramente belli. Wow, c'è anche belli, a forma di cuore, adoro. Bellissimo, forma di cuoricino. Questi li avevo già utilizzati su un altro tipo di tela, anche questi così. No, vabbè, adoro. E la tela, ragazzi, è bellissima, mi aveva colpito molto. È un 30x40. Allora, lo sfondo non lo dovete fare, quindi è una tela parziale. Queste tele qui si chiamano le tele parziali, vuol dire che non dovete fare una tela tutta unica anche lo sfondo, ma solo il disegno sopra. E questa mi era piaciuta veramente tanto con la scritta Home di casa. Se era, mi sa di no, fa vedere, infatti no, aspetta, no, perché se era un adesivo stavo pensando di attaccarmela proprio fuori dalla porta. Però io cosa faccio? Quando l'avrò finita, io ritaglio sempre le cornicette bianche. E la volevo incollare fuori dalla porta mia di casa. Adoro, è veramente bellissima. Vedete, solo parziale, quindi solo il disegno qua, che poi qui ne manco, lo dovete fare lo sfondo, vedete? Perché qua nemmeno, perché non c'è niente. È veramente bella, i cuoricini vanno qui. Poi c'era altri colori, l'ho presa verde, non lo so, mi spiccava il verde, verde speranza, per non fare sempre blu rosa e quindi ho deciso di prendere la verde. È veramente bella. Bella, bella, mi piace tanto. È bellissima. Poi belli con questi brilloschi grandi. Adoro. Poi fatta che parte dall'alto e va verso il basso. No, vabbè, adoro. Bellissima. Adesso passiamo a quell'altra tela. Eccomi qua, ragazze. Questa è l'altra tela. Il disegnino è questo. Qua mi pare che non c'era il disegnino. No, da qua non lo fa vedere nell'altra tela. Ovviamente non potevo che non prendere Topolino e Minnie. Una tela molto romantica, mi è piaciuto molto. Adesso ve la faccio vedere. Aiuto, c'è qua? No, ho detto una cavolata. No, sì, è vero. Allora, andiamo a aprire questa. Questa non vedo l'ora di vederla. A vederla già così pare sembra fatta molto bene, quindi non è sfocata. Allora, intanto andiamo a vedere. Un po' acciaccata, è venuta, però vabbè, acciaccatella. Vabbè, si recupererà. Allora, solito kit, solito. Questi sono sempre chiusi, ma ovviamente ce ne sono di più, sono i suoi diamantini. Ovviamente coi colori di Minnie e Topolino, come potete vedere. No, vabbè. Bellissima. E questa qui è la tela, sì, è un 30x30, è piccolina, quindi questa è fatta anche subito a farla. Wow, è veramente bella. Peccato che è venuta un po' malconcia. Speriamo che... la tela un po' acciaccata, però va bene, dai, vedremo come risolvere poi. Allora, il disegnino ve lo faccio rivedere, eccolo qui, guardate com'è carino. No, vabbè, è proprio romantico, bellissimo. Guardate, c'è il castello della Disney, sembra dietro, con i cuoricini. La faccio vedere meglio, qui c'è Minnie. Per essere un 30x30, che piccolo, è fatto molto molto bene. Guardate, tutti e due che si danno il bacino. Molto innamorati, no, vabbè, non vedo l'ora pure questo di farlo. È veramente carinissimo. È bello tanto, ragazze. Che poi comunque voi dovete ricordarvi che non è che se prendete una tela piccola, allora lo sfondo fa schifo oppure sfumato e non si vede bene che disegno è poi anche se andate a mettere i diamantini. Perché una tela può essere anche grande, che io come vi ho fatto vedere in precedenza su altri video haul, che ho acquistato le tele, ci sono quelle tele che è grandi, che è un 40x50, ma comunque il disegno è sfocato. Ok, dopo bisogna vedere mentre uno va a mettere i diamantini come verrà fuori il disegno, ma siete già il tema sfocato anche con i diamantini, però non lo so, quello dopo lo devo vedere. Quindi non dipende dalla misura, perché vedete, questo è un 30x30, è piccolino,
Però vedete come è fatto bene il disegno, cioè si vede che è Topolino, Minnie, cuori, castello, cioè si vede, capito cosa voglio dire? No, vabbè, adoro, veramente bellissimo. E niente ragazze, queste qui sono le cosine, vi metto qua anche l'altro diamond con la pennina. Sono queste tre cosine che mi hanno inviato gentilmente per questa, per fare questa collaborazione One Day Saving. Io ringrazio tantissimo l'azienda e spero che ci sarà in futuro altre collaborazioni. Io spero ragazzi che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un pollice in su, sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate. E mi raccomando, sotto l'info box vi metto tutto: il sito, il link diretto che vi porta al sito, il codice sconto e i tre link che vi portano ogni tre prodotti. Quindi il link di questo, il link di quest'altra tela e di quest'altra tela. Quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata. Io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!